Telespettatori di Video Mediterraneo, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ogni domenica in diretta alle 19 su Video Mediterraneo con i risultati, le classifiche e i commenti naturalmente sul calcio dilettantistico siciliano, dal campionato interregionale sino alla prima categoria. Abbiamo una puntata pienissima, è successo un po' di tutto, c'è già qualche verdetto definitivo per quanto riguarda il settore promozione e soprattutto avremo modo di parlare anche di alcune belle realtà di settori giovanili. Andiamo subito a presentare una postazione un po' diversa oggi. Intanto qui alla mia destra la postazione momentaneamente presa così in maniera assolutamente leggera da Mario. Sì, oggi abbiamo voluto cambiare perché a lui piaceva star seduto lì, a me qui, quindi parliamo di Peppe Aragone. È molto più comodo che dici. Benissimo, allora qui in postazione abbiamo Mario Cardone, che salutiamo. Ciao. Buonasera Mario. Buonasera a tutti, ciao Ettore. Poi abbiamo già visto e sentito, seppur in maniera molto marginale, Peppe Aragona. Ti Buonasera. Vedo un po' affaticato. No, tutto bene, domenica piena. Benissimo. E beh, devo a questo punto presentare la nuova penaltina, una delle prime penaltine che oggi andremo a vedere, una delle prime due penaltine che oggi andremo a conoscere. La prima si chiama Erika Bonaccorsi. Ciao Erika. Buonasera. Emozionata? Tantino. Pochino, però insomma, più tardi conosceremo anche l'altra penaltina, perché vi dividerete il compito sia nelle puntate che verranno e anche soprattutto nella puntata odierna. Vado subito a salutare a questo punto naturalmente gli ospiti che si trovano oggi solo a Catania, perché abbiamo tantissime cose da farvi vedere, che abbiamo deciso solamente di ospitare amici a Catania. Su tutti, e io qui insomma sono molto contento, ho il mister che ha vinto il campionato di promozione, ovvero Marco Coppa, allenatore dello Sporting Taormina. Ciao Marco, ancora complimenti. Buonasera, grazie. Contento? Sì. Sì. Siamo contenti anche noi, perché è stata una lunghissima cavalcata. Vicino a te io ho il piacere di avere all'interno della trasmissione Penalty un commentatore, un osservatore sportivo, uno che insomma di calcio ne ha masticato e ne mastica tantissimo, ovvero Giovanni Zappalà. Buonasera Zappalà. Buonasera Tortorici, a te e ai tuoi ospiti. E tra l'altro un'occasione particolare, perché da qualche settimana è stato pubblicato un almanacco sul calcio dilettantistico, quindi credo che questa potrebbe essere sicuramente la scena giusta per presentare questo interessante progetto editoriale. La vetrina migliore senz'altro, perché parla di tutto il calcio siciliano, dalla Serie A all'ultima squadra del girone G, del girone di promozione, e inoltre le ultime 30-40 pagine sono dedicate al passato, con formazioni inedite del Giarre, del Mascalucia, della Palestro, del Catania, del Messina, del Siracusa, del Ragusa, bene, di tutto un po' la Sicilia. Bene, bene. Tra l'altro, insomma, so che lei è molto vicino sempre al Gela Calcio, insomma, la sua ultima esperienza da dirigente l'ha fatta amare ancora di più quella bella realtà nissena, no? Sì, senz'altro, e ancora sono legato con il presidente Tuccio. È vero. Anche se i nostri rapporti calcistici si sono interrotti, però ci vediamo spesso e parliamo sempre di calcio. È rimasto un bellissimo ricordo e siamo contenti. Tra poco parleremo anche del Gela nel campionato di promozione. Insomma, abbiamo veramente un sommario pienissimo, per cui direi di andare subito a sentire i risultati e poi la classifica del CND, campionato nazionale dilettante. Lo facciamo con il debutto ufficiale di Erika, con i risultati di questa giornata. Oggi siamo alla 10ª giornata di ritorno, oggi 22 marzo del 2015. La 27ª giornata globale. A te i risultati, Erika. Grazie. Allora, Due Torri Battipaglese 0-0, Agropoli Nerostellata Frattese 3-0, Renda Interreggio 0-0, Noto Sorrento 1-0, Comprensore Montalto Torre Cuso 0-0, Marcianise Tiger Brolo 0-0, Acragas Neapolis 2-1. Mentre Nuova Gioiese Orlandina 6-0 e Leonfortese
Roccella rinviata. Allora, l'ennesima vittoria dell'Akragas contro il Neapolis ha fatto sì, insomma, che la squadra agrigentina a questo punto probabilmente ha quasi chiuso i conti. Guardiamo la classifica al completo, poi la commentiamo sia con gli ospiti di Catania, ma anche con il nostro Peppe Ragona. A te la classifica. Grazie. Allora, Akragas 60, Torrecusa Agropoli 53, Rende 51, Nerostellati Frattese 46, mentre per il Neapolis siamo a 43, Marcianise 41, Leonfortese 39, Interreggio 38, Due Torri 36, Roccella 35, Nova Gioiese 34, Noto 29, infine Sorrento Tiger Brolo Batti Paiese 27, Comprensorio Montalto 17 e infine Orlandina 6 punti. Ricordiamo che il Noto e l'Orlandina hanno dei punti di penalizzazione, 2 l'Orlandina, 1 punto soltanto il Noto. A questo punto diamo anche la tabellina per quanto riguarda la prossima giornata, l'undicesima giornata di ritorno. Si giocheranno Tiger Comprensorio Montalto, Orlandina Leonfortese, Torrecuso Due Torri, Nerostellati Frattese Akragas, Rende Nuova Gioiese, Interreggio Agropoli, Roccella Sorrento, Noto Marcianise ed infine Neapolis Batti Pagliese. Allora, a questo punto il commento subito lo voglio fare anche con il nostro Peppe. Akragas, indubbiamente ancora una volta un'ulteriore conferma, sarai d'accordo? Missione compiuta, mi piace per l'Akragas, giusto? Una giornata in meno, i punti rimangono sempre sufficienti per dare una certa tranquillità alla formazione agrigentina. Quello invece, il dato che volevo sottolineare oggi, è come quasi tutte le siciliane purtroppo siano sul lato destro della classifica. Ai, è vero, hai ragione. Se Michele Rizzo dalla regia ci fa... Ecco, perfetto, sempre puntuale Michele. Se ci fa vedere la classifica, sulla destra noi troviamo l'Orlandina, la Tiger, il Noto, il Due Torri. Per fortuna di noi siciliani, a parte l'Akragas, abbiamo la Leonfortese che è per un passetto... Ultimamente è ritornato un po' in auge, no? Sì, dopo il cambio anche dell'allenatore. Di appannamento sta ritornando nuovamente a stupire, perché è chiaro che siamo tutti stupiti nel vedere la Leonfortese in quella posizione di classifica. Quindi questo potrebbe essere anche uno specchio della salute del calcio siciliano, che non è ottimale. Vediamo il Messina in Serie C, il campionato... che sta facendo, insomma, quello del Catania non ne parliamo, stendiamo un velo pietoso anche perché non ne parliamo proprio di queste categorie. Ed è meglio, insomma. Voglio sentire anche i nostri ospiti a questo punto a Catania. Zappalà, Akragas che probabilmente, insomma, sta compiendo un miracolo, che già l'anno scorso era a buon punto, poi è sfumato all'ultimo istante. Akragas che si preparerà ad un campionato importantissimo come quello di Lega Pro. Lei che ne pensa? Io penso che l'Akragas ormai ha vinto il campionato e solo l'Akragas può perdere questo campionato. Ha fatto la stessa cosa che ha fatto l'anno scorso il Savoia. Con una corazzata come l'Akragas non poteva fare altrimenti. Anche se aveva iniziato un po' male, poi ha cambiato il mister, diciamo che tutto è andato bene. Ha trovato un Meloni che segna quasi ogni domenica. Pertanto non ci sono problemi. Io invece mi soffermerei un attimo sulle altre squadre. Cioè, è una pena vedere il Noto che deve lottare a denti stretti, grazie all'avvento di Romano, si è tirato fuori dalle secche, ma Due Torri, Tiger, che fine faranno? Faranno tutti come l'Orlandina di quest'anno? Ma è veramente un peccato. È un grande dubbio. Senti parlare i dirigenti che tutti dicono: noi facciamo una programmazione, noi vogliamo fare questo, vogliamo fare quello, e poi non fanno niente. È vero. Mario, volevi aggiungere qualcosa su questa cosa qui dell'interregionale? Sì, un sito molto stimato da noi tutti del settore, ovvero sia Calciolandia, ha fatto una ricerca qualche tempo fa ed è venuto fuori che ci sono siciliane retrocesse dal campionato di Serie D da 41 edizioni consecutive, praticamente, dal 69-70, quindi questa è una sorta di regolarità, purtroppo. Non so se sta nel nostro modo di pensare il calcio, nelle nostre risorse finanziarie, questo è quello che succede. In maniera molto leggera, direi. Esattamente, sì. Vero. Sentiamo anche Mister Coppa, che insomma ha sognato alla grande quest'anno con la sua bella e positiva esperienza a Taormina. Akragas indubbiamente super
Super ormai favorita per la vittoria finale. La Sacra Valdese, diceva bene Peppe Ragone, un po' inaspettatamente si trova nel lato destro della classifica. Questo dimostra che comunque la Leonfortese il prossimo anno potrebbe, dico potrebbe dire la sua, no? Certo, Leonfortese credo che oggi stia vivendo anche dei frutti del girone di andata, ha fatto un girone di andata importante per cui oggi si trova anche in una posizione di classifica abbastanza tranquilla. Credo che bisogna ancora una volta fare i complimenti invece al lavoro che sta facendo Romano a Noto, perché inizio stagione il Noto sembrava destinata alla retrocessione, poi invece per fortuna si sono messe un po' meglio le cose da un punto di vista societario, e poi anche la capacità del mister, del gruppo, dei ragazzi hanno fatto questa bella risalita. Ancora non è assolutamente conclusa, perché sono soltanto 2 punti sopra, credo, la zona retrocessione, però devo dire che un plauso va sicuramente prima di tutto al Noto. E poi a Leonfortese, sì, come dicevate voi, una bella sorpresa e oltretutto una conferma. Il prossimo anno io non so quali possono essere le decisioni da parte della società, però i presupposti vedremo, ci sono. Vedremo sicuramente. Bene, abbiamo chiuso quindi con la parentesi dedicata al campionato interregionale. A questo punto mi lanci la pubblicità per la prima volta, quindi insomma un'esperienza indimenticabile. Erika, mi puoi lanciare la pubblicità? Allora, adesso lanciamo la pubblicità, è il momento della pausa, quindi a tra poco vi aspetto. È di nuovo estate e con l'estate riesplode Donna del Mare. Per diventare una delle 8 concorrenti della nuova edizione, partecipa ai casting ufficiali. Vai sul sito www.donnadelmare.it e compila la scheda di partecipazione. Parteciperai alle selezioni per vivere un'estate di successo indimenticabile. Allora chiama al 336-9207-27. Il concorso che colora l'estate sta aspettando te. È un'organizzazione Play Village. Un'azienda giovane e rampante, competente e soprattutto all'avanguardia. PC One, un solo nome, un solo successo. Da PC One, l'assistenza che cercavi nel mondo dei PC. Tutta la componentistica per l'informatica, tutti gli accessori per computer delle marche più prestigiose. Asus, Toshiba, Acer, MSI. Da PC One, ampia scelta di notebook e stampanti per PC, nonché toner e cartucce originali e compatibili. PC One, info line 095 53 71 91.